Buonasera. Buonasera, ministro Poletti. Buonasera. Sì, Poletti. Però sì. Sì, però cosa? Esatto. No, non cominciamo. Perché in Italia, sì, se tu prendi un però, quello poi non è che un sì che lo hai tutto avvolto nel filo spinato del ma. Non... Se poi l'avvolgi pure con 20 giri di boh, finisce che ti guardi la punta delle scarpe, eviti di pestare cose spiacevoli, ma anche poi sbatti sul chissà. Ma cosa vuol dire? Esatto. Ecco, esatto. No, senta, parliamo della sua dichiarazione shock sull'orario di lavoro, no? Quello è sempre stato un problema, perché c'è la lancetta lunga, la lancetta corta, e per capire l'orario del lavoro devi fare la somma. Ma la somma di che? No. Che quando uno ti dice sono le 10:30 al totale, poi te lo devi fare da te? No, ma non devi. Ci sono problemi? Le ore sono parametri insidiosi. Ma no, ma guardi che no. 8 meno un quarto. Lì si va addirittura sulle frazioni. Cosa vuol dire? Ma non è... Io mi ricordo che in campagna c'era il sole che sorgeva e calava. Sì. Era una certezza. Sì, ma cosa c'entra? Sole, lavori, buio, dormi. Vabbè, ma nuvoloso, è... dormicchi. Vabbè. È una garanzia, una tutela per il lavoratore che sa cosa fare. No, ma non può essere e poi parlano chiaro, l'importante nel lavoro non sono le ore che ci metti, ma il risultato. Ah, il risultato. Se tu devi fare... Non si è capito, ministro? Mi si stacca tutto. Vabbè. Se te... Del risultato, parlava se te devi asfaltare... Se te devi asfaltare tutta l'autostrada dal sole... Sì. Il padrone ti paga un tot. Un tot. 1000 euro metti. Poi se ci metti un'ora, se ci metti 6 anni, è lo stesso. Ma non può dipende da quanto sei veloce a stendere il bitume. No, ma non può funzionare. L'importante è il risultato. Ma non è... Che poi noi proviamo, Ah, con tentativi, la buttiamo lì, scriviamo giusto queste cose per arrivare al Giosatta a 100 pagine e farci fratonda. Ecco, questo è il criterio. Se poi il lavoratore, dopo aver asfaltato l'autostrada, si contenta della soddisfazione, non vuole neanche quei 1000 euro, tanto li guadagniamo. No, ma scusi, ma così si rischia lo sfruttamento del lavoratore. Esatto. Ecco. Noi siamo contro l'orario, che è tutta un'invenzione della camuscia in combutta con la baby, con la lobby degli orologi a cucù. Ma che lobby degli orologi? Cioè, non è importante quanto lavoro, ma come lo fai? Sì, un Carl Lewis. Ma Carl Lewis. Sì. Che lavora 10 secondi ogni 4 anni. Ma no. Si arricchisce perché raggiunge il risultato. Ma cosa c'entra Carl Lewis, che è un... È un atleta. Scusa. Ma non può... No. Non è un paragone. E noi, l'operaio della Breda, lo vogliamo considerare così? Come Carl Lewis. Se poi non ci piace correre, li facciamo lanciare il giavellotto, fare la ginnastica ritmica, è la flessibilità. Ma non ha senso. Esatto. Ah, ecco. No, però senta, lei ha fatto anche una dichiarazione sui laureati, un po' eclatante. Esatto. Esatto. Perché prima la laurea era di 5 anni, oggi invece ci sono 3 anni di più. Sì. Ora adesso mi sono perso perché sono conti un po' complicati. Ma comunque, no. È comunque un numero che è tipo... Meno di 3, ma più di 1. No, è 3 più 2. La laurea adesso è 3 più 2. Che dopo la riforma di Giosatto non fa più 5. No, guardi che fa sempre 5. Sicuro? Certo che sono sicuro. Esatto. Ecco, no, però, ecco, lei ha detto che è meglio laurearsi subito con un voto basso piuttosto che con il massimo dei voti a 28 anni. Perché io penso che a 21 anni in campagna puoi già essere vice capo assistente boaro. Vabbè, ma la campagna non... E invece stai 7 anni in più al computer, perdi l'occasione. No, ma la campagna... E poi noi mica ci servono laureati col massimo dei voti. No. Per il mercato del lavoro ci servono laureati col minimo dei diritti. Ecco. Se poi abbiamo laureati col massimo del minimo dei diritti è tutto grasso che cola. Ecco, senta, parliamo invece di pensioni. Boeri dell'INPS ha detto che i 35enni andranno in pensione a 75 anni con il 25% di pensione in meno. Le pare accettabile? Esatto. No, esatto non è una risposta. Se Boeri ha fatto la sua valutazione, ha fatto la prova della ciambella? Ma che ciambella? Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma l'INPS il buco ce l'ha di sicuro. Capito, ma facciamo non... chiarezza, ecco, perché poi quello che dice Boeri, dobbiamo leggerlo cifra per cifra. Bravo. I giovani sotto il 25% andranno in pensione a 35 anni con 75 per mille della pensione di Boeri. Non è chiarissimo. Io non smentisco, non confermo, aspetto di vedere cosa arriva. No, non come capito. Il cinese che sta sulla riva del fiume che è a bevere al maiale. Ma non la mette sempre in mezzo al maiale? Lei... Esatto, comunque i giovani se vogliono andare in pensione devono lavorare per pagarsi i contributi. Sì. Anche dovessero aspettare 120-130 anni è una soddisfazione, ma ce l'hanno fatta da soli. Ma è troppo. Ma devono stare calmi, aspettare. Vanno lì sulla riva del fiume che ci sono io, c'è il cinese, c'è il maiale. E poi? Mal che vada c'è una grigliata. Andrea Salone,